Ragazzi, bentornati in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth. Cosa andiamo a fare oggi? Potrei provare la Daily, che è Blue Baby questo, credo. Nope, un attimo solo. Eccoci tornati. Allora, vediamo che run è. È una run che dobbiamo arrivare da mamma. Vabbè, non è troppo difficile, però io ho già preso danno. E quindi. Chiave, cacca. Piccone di Minecraft. Spacchiamo tutto. Vabbè, ce lo portiamo. Tanto peggio della cacca un po' essere. Vabbè, allora. Ok. Non si possono raccogliere cuori rossi. E se oltretutto non troviamo tanti cuori blu, i patti ce li scordiamo proprio, credo. Ok. Già boss? Subito così? Mamma mia. Little Horn. Aggressivissimi, aggressivissimi, aggressivissimi. Via, 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 via. Bello puccioso, Little Horn. Liscio. Mi stavi spawnando sotto? Ma cerco di tirare tre bombe. No, buco. Come l'ho schivato quel buco? Ciao zio, ti sei autoucciso. The Screw! Uno 0,20 alla velocità delle lacrime. No, un più 2 a velocità delle lacrime e 0,20 a shot speed up, a rate of fire, qualcosa del genere. Ok. Ok. Io userei qua, vediamo se ci sono soldi. Posto. No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, allora. Uno si incastra e muore. Ci vorrebbe un bel pigiamas. Vediamo un attimo se qua, per puro caso. No, niente. Vediamo attraverso le porte, quindi vediamo per esempio che qua c'è una stanza segreta dove c'è Sack of Penny. Lo prenderemo. Questo oggetto ci dà delle monetine saltuariamente a fine stanza.
bel meno 2 a range. Petrified Poop è un trinket che permette di trovare più oggetti dentro le cacche. Possono essere soldi, possono essere... Beh, io chiavi non ne ho, ma non c'ho neanche soldi da spendere in realtà. No, andiamo. Se la facessi saltare... Ah, qui c'era la stanza segreta. Vabbè, niente. E tutti i boss di Afterbird e basta. Sono morto. Daily molto veloce, quindi ci faremo una grid mod probabilmente subito dopo. A meno che non ci capita di vincerla e che nel patto ci sia... Questo ci dà un cuore però. Aha. Beh, non vorrei nessuno dei due a prescindere. Non mi interessano proprio. Ok, si va giù. Uno, il libro è Book of the Seven Sin, che dà un oggetto ogni tot stanze. E l'altra è la pala, We Need to Go Deeper si chiama l'oggetto, che ti permette di creare un varco che o ti fa skippare il livello o ti fa trovare un sotterraneo, quindi una stanzetta dove ci sono degli oggetti solitamente. Questo ci fa comodo. Il problema è che non ho chiavi. Cioè, o mi droppa una chiave questa sta... Perfetto. Chi te ce manda? La glissidra. No. Non lo so. Sono indeciso sulla glissidra. Ci penso entro fine stanza, fine livello, e poi decido. Ok. Sack of penny ha pagato. Salve. E a sto punto lo shop però ci andrei. Ah. Ok. Mamma mia, non pensavo esplodesse. Ok. La chiave ce l'abbiamo. Prima di affrontare la stanzone, affronterei la stanzina. Fossi in me. Ok, stanza più o meno abbordabile. Come è uscito? Ah, perché? Ok, puoi morire serenamente. No. Ok. Beh, Sack of Penny paga tanto però. Vediamo se qua per caso c'è un negozio, c'è un qualcosa. Ok, un pezzo del nemico ce lo siamo giocato. Questi nemici sono particolarmente duri da abbattere. Anche se non particolarmente pericolosi, c'è da dire la verità. Però, boh. Andiamo qua, io non trovo una roccia tinta neanche a pagarla. Ok. Una roccia segnata. Beh. Ma quasi quasi la prendo la glissidra per fare quello stanzone. La glissidra rallenta i nemici. Tutto qua. Solo che per un brevissimo periodo. E ha due stanze di ricarica. Quindi una ricarica la prende nella stanza in cui la usiamo. Ok. Questo dovremmo riuscire a tenerla a bada più o meno.
Questi stanno a fare i fuochi d'artificio, eh? È San Silvestro? No, per sapere. Dov'è l'altro? Qua c'è lo shop a cui faremo visita. Ah, Pandora's Box. Che però non so in questo livello che dà. Big Beautiful Friends. Non serve perché non ho minion particolarmente attivi. Facciamo così. Un oggetto. Range up. Vabbè, meglio che niente. Policefalo, policefalo, ma dai, che danno. E basta incastrarti. Pentagram. Un bel damage up. 1,78 e ci aumenta la possibilità di patti. Con Satana. Molto utile. Quanti cuori? Non ho ben capito la difficoltà di questa run. Cioè, sì, potevamo morire nella stanza, cioè il piano prima, eh. Qua non ho abbastanza chiavi. Ok. Quindi o in questo piano ci imbottisce di chiavi. Ho dubbio di poter fare qualcosa. Questa è sempre stata odiosa istanza. Oh, merda. Tutto insieme. No, no, no. Mamma mia, se la odio sta stanza. Ok. Piscio. Ok. Allora, andiamo di qua. Sì, quelli continuano a sparare. Quelli che hanno le statue che hanno le lacrime in viso. Vedete che hanno le lacrime blu. Continuano a sparare anche dopo che tutti i nemici sono stati distrutti. Sono... L'odio. No, non c'è la stanza del power up. No. Dov'è la stanza del power up? Che fastidio. Non lo troveremo mai. Cioè, quelli sparano anche le chiuse, sì, potranno proprio risparmiare. Tutti questi fanno sono campioni, fanno un cuore intero di danno. Uno a morire. Tutto qua. Stesso è un problema particolarmente grande. The Sad Onion, un buon tears up. Adesso speriamo veramente veloce. Un'offerta, more option. More option fa sì che tutte le stanze, queste qua, le stanze del
Vabbè, quelle lì, quelle degli oggetti, le item room diano sempre un oggetto in più. Quindi se entriamo prima nello shop e poi lì, sarebbe stato meglio in realtà. Ma speriamo abbastanza veloce. Il danno non è poi malaccio, però dovrebbe essere un po' più alto per scendere nelle caves. Oh, continuano a droppare cuori su cuori, eh. Anche soldi su soldi. Oh. A questo punto facciamo una cosa, mettiamo qua il judgment e mettiamo qua la bomba. Così ci aumenta un po' la possibilità di patto. E niente. C'era una bomba da comprare nello shop, non mi ricordo. Forse sì. L'ho già comprata. Questa è buona per il prossimo livello. Niente, vabbè, possiamo andiamo. Ah, queste qua stordiscono i nemici. Sì, fino a un certo punto. Fanno anche un minimo di danno, ma proprio minimo. Faccio vedere. Vedete? È morto. Ma perché c'ho pochi punti vita e il danno che fanno comunque quelle cacche è minimo. E che brutta sta stanza. Sei mortale. Il ragno Highlander abbiamo trovato. Adesso ce ne possiamo. Ora. E non torniamo mai più indietro. Oh cazzo, questo salta tanto veloce. Ah sì? Non sapevo che anche quello di quel colore facesse le crepe per terra. Quelle spaccature chiaramente fanno danno. Fortuna che spariamo veramente tanto veloce. E lui anche salta veramente tanto veloce. E basta. Dai che ci sei. Niente, l'ultimo salto l'hai dovuto fare. Va bene. Sintoil, 1,33 di danno e 5 di range. Adesso ci abbiamo quasi 7. Quasi 7 di danno. Fatemi vedere un attimo. Sono 4 stecchette. Eh no, il danno comincia a essere interessante. Se aumentasse sempre così. Cominciamo a fare un po' di pulizia, se ci riusciamo. Abbiamo anche un buon knockback delle lacrime, cioè spingono abbastanza indietro i nemici le lacrime. Sono rimasti questi che sono tutto tranne un problema. Rocce con piccole X sopra. Non mi pare. No, non mi pare proprio. Questi sono fastidiosissimi perché sparano lacrime a ricerca. Ok.
veloce, 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 veloce. Perfetto. Un sacco di chiavi. Ah, io questo. Voglio questo perché che cosa fa Lasty Blood? Lasty Blood più attacchi. Come adesso erano due gli oggetti, grazie a More Option. Più attacchi persone in una stanza, più ti aumenta il danno. Cioè più uccidi, vedete? Vedete che continua a aumentare? 8,80 per dire. Voglio provare a usare questa clessidra, una cosa un po' particolare da usare, ti permette di tornare indietro di una stanza al momento in cui eri prima. Per dire, se sono da mamma, faccio il combattimento, poi la uso, esco dalla stanza di mamma. Mi piace tantissimo questa cosa del danno incrementale. Se poi non ne prendessi sarebbe... vabbè. Vedete che divento rosso. Più divento rosso, più vuol dire che sale il danno. Era salito di quasi 3 in quella stanza. Quanto corri. So tenere a bada però. No, Brimstone. Ma basta. Qua ce la metto uno. Potrei morirci in questa stanza. Oh, ok. Allora, vediamo che c'è. Resistenza. Abbondanza. Companionship. Companionship. Allora, abbondanza. Raddoppiamo tutti gli oggetti a terra. Ma che è che fa? Ah, ok. Possiamo rifare. Passaggio. Fa quel... bello. Che ci dai? Soldi. Ok. Ci dà un passaggio verso un sotterraneo, che è quello che può fare anche la pala che abbiamo visto al primo livello. Questi che erano? Le star. Mercano. Altre mosche. Mercano. Mercano. Ci portiamo dietro cosa? Questo invece è il passaggio alla... Io vorrei portare dietro le star però. Ok. Range down anche no. Dovrebbe cambiare fase abbastanza in fretta in realtà con tutti i ragni e le mosche che gli abbiamo mandato contro. Esatto. Perfetto. Stanza con la... patto con l'angelo. O combattiamo l'angelo. Ma sì, si sa mai. Certo, è una stanza un po' piccola per combattere un angelo, però facciamo comunque un buon danno. Peccato, ci abbiamo provato. Non sapevo quanto... 7000 fa veramente schifo. Oh, ragazzi, è stato carino. Speravo di avere un paio di cuori in più avendone raccolto uno per terra, francamente. E niente, ci si sente alla prossima. Grazie per aver visto il video e alla prossima puntata di Isaac. Ciao a tutti.